E un calorosissimo e sincero boia de mao a tutti gli iscritti di Sala Giochi 1980. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, a seconda di quando guardate il video. Siamo qui ancora ragazzi, tornati alle nostre medaglioni d'oro del grande Zap, il grande giornale, la grande rivista, insomma la nostra Bibbia all'epoca. Allora oggi ragazzi, grandissimo titolo, andiamo a presentare insomma una medaglia d'oro davvero strepitosa per l'epoca, anche perché... Pensate, parliamo del 1989, ma facciamo un piccolissimo passo indietro. Nell'89 esce al cinema il grande capolavoro, appunto, Batman, diretto da Tim Burton, chiaramente, dove il nostro amico Pipistrello, interpretato dal bravissimo Michael Keaton. Poi c'è Jack Nicholson che fa appunto il Joker, il criminalissimo, il Joker, il criminale appunto, e poi c'è la fascinantissima, insomma bellissima, Kim Basinger, che fa invece il ruolo di Vicky Vale. Ci sono anche altri attori, questi chiaramente sono quelli principali. Ragazzi, il film appunto è il primo titolo dedicato a Batman, il primo film dedicato a Batman appunto, che è prodotto dalla Warner Bros, che poi insomma farà anche altri capitoli. Fu campione di incasso, vinse, insomma ricevette tantissime nomination per diversi prestigiosissimi premi, tra quali il Golden Globe, e venne premiato vennero premiati con l'Oscar Anthony Furst e Peter Young, praticamente per la sceneggiatura appunto. Quindi vinse l'Oscar per la migliore scenografia in quell'anno, e fu accolto chiaramente molto positivamente dalla critica. Che succedeva all'epoca? Che da un film di successo nasceva sempre un gioco de merda, sempre, molto spesso, insomma. I famosi TNN sono giochi tratti da film, da libri, da romanzi, insomma non solo da film, però più che altro da film appunto, dove molto spesso, per problemi di tempo, per farli uscire in tempo, per tante ricorrenze eccetera eccetera, affidavano la programmazione, lo sviluppo a team non sempre, insomma, che guardavano la qualità appunto, e uscivano spesso delle grandissime ciofeche, ma tante ne scappate. Però non è il caso di Batman The Movie, ragazzi, gioco sviluppato e pubblicato da Ocean nel 1989, in questo caso per Commodore 64, poi è uscito anche per altre piattaforme, tra cui io ho giocato molto quella per Amiga, anche se i livelli sono insomma leggermente diversi, tipo quello della Batmobile è diverso, insomma ci sono delle differenze. Oggi parliamo invece del gioco appunto Batman The Movie, dedicato appunto al Commodore 64, Ocean 1989. Chiaramente la storia la sappiamo tutti quanti, e pensate che venne affidato il team di sviluppo appunto che si occupò di Batman The Movie su 64, era lo stesso che aveva già pubblicato il grande Platoon, gioco sempre derivato, insomma diciamo basato su un film, in questo caso Platoon di Oliver Stone, se non sbaglio, credo, non mi dite adesso, non ci ho guardato, ma non mi sembra che Platoon ci sia di mezzo Oliver Stone in qualche modo, scusate se ho sbagliato, e quindi appunto il team di sviluppo fu lo stesso. Infatti, Buon Sangue non mente, anche qua ci troviamo di fronte a un gran capolavoro, anche se Platoon, insomma, il primo livello, la giungla, insomma, era un po' incasinato, c'era un po' da combattere, però comunque grande titolo anche quello. Allora, diciamo, ci sono principalmente 5 livelli, vi dicevo, sono leggermente differenti da quelli delle altre versioni. Questo appunto c'è la prima parte, primo livello, che è lo stabilimento chimico, che è un platform dove dovremo dare la caccia al Joker eliminando tutti i suoi scagnozzi de merda. La seconda parte invece è quello dedicato appunto alla Batmobile, a bordo della nostra super macchina, fantastica macchina insomma di Batman, dobbiamo fuggire dal Joker, evitiamo gli ostacoli, le altre auto, le pattuglie della polizia, insomma diverse altre cose. Il terzo livello è un puzzle, dobbiamo recuperare un determinato oggetto che è di proprietà appunto del Joker. Quarto livello, il Batjet, dobbiamo praticamente tagliare le corde dei palloncini che sono pieni, impestati di gas. L'ultima parte invece è la cattedrale, si torna al platform come al primo livello, niente, dobbiamo dare la caccia sempre al Joker fino allo scontro supremo, lo scontro finale, ragazzi. Grafica, secondo me non potevamo chiedere di più al Commodore 64, perché comunque è bella. Il sonoro veramente è di altissimo livello, se non ci credete andate a vedere, perché c'è la selezione dei livelli, c'è anche, si trovano versioni con selezione di livelli, fate l'ultimo livello, sentite che spettacolo di colonna sonora che c'ha l'ultimo livello. Io un titolo sicuramente che va assolutamente giocato da tutti, perché ragazzi è veramente un gran capolavoro. Infatti il buon Zap
lo zappone nazionale. Nel numero di novembre del 1989 lo recensisce, gli dà un bel 96% e gli dà la medaglia d'oro al valore civile. Eccolo qua lo zappone Super Zap, eccolo qua, anno 4, numero 39, dicembre 1989. Infatti qua dice Batman The Movie e The Untouchables sono due medaglie d'oro. The Untouchables lo andremo a vedere in un'altra puntata. Allora, questa è la copertina, ragazzi, diamo un occhio anche alla recensione, qui sono diverse pagine. Questa è la prima, Batman The Movie, eccolo qua, ossia in cassetta e disco. Se i criminali fossero biancheria si chiamerebbero Batman. Vabbè, questa, le battute insomma che faceva il buon Zap. Le altre pagine della recensione sono queste, dove troviamo anche la pagella che poi andremo a vedere più con calma verso la fine. Eccolo qua il test del gioco con tutti quanti i commenti, la scena, insomma ci sono le varie i livelli, quelle sulla Batmobile eccetera eccetera, ragazzi. E poi andremo a vedere alla fine quello che è stato appunto la votazione finale con più calma. Io adesso direi di prendere il nostro fido pad, amato pad in mano, e andare appunto a vedere di che si tratta. The Axis Chemical Plant, primo livello, ragazzi, allo stabilimento chimico. Eccolo qua, possiamo vedete, spariamo, poi abbiamo il nostro caro rampino. Con il rampino che fai te ci arrampichi, e proprio lo dice anche la parola stessa, ragazzi, che gran gioco. Io lo dico sempre ogni volta che gioco a Batman The Movie, l'ho giocato una sera in diretta, abbiamo provato a farlo tutto, non so chi quanti di voi c'erano, abbiamo provato a fare tutti insieme la versione per Amiga, ma questa, ragazzi, non è sicuramente da meno. Non me ne vogliano i felici possessori di Amiga, ragazzi, perché io sono uno di loro, non me ne vogliano assolutamente, ma questa è veramente una versione che a me all'epoca ha fatto veramente veramente no girare a destra, stavo a girare i coglioni, invece niente, vedete, c'è questa piccola cosa, adesso bisogna che ricominciamo da capo. Attenta agli scagnozzi lassù, si dà una bella frustinata, frustalo, frustassi i cavalli come diceva sempre nonna, frustalo, e andiamo. Vediamo, sentite che colonna sonora, ragazzi, anche la grafica è molto molto d'impatto. Adesso chiaramente parliamo del Commodore 64, non è che potevano fare chi... no, e vabbè, allora sono imbecille, ci ho fatto, devo dondolarmi, morto un'altra volta, vai. Occhio al poliziot. Poliziot, ya, je vole, je suis de poliziot. Ci dobbiamo mettere... Porca miseria, devo staccare, ho sbagliato io però. Perché veniva fuori dondolarmi? Perché veniva fuori dondolarmi, ragazzi? Mi fai vedere? Ah, perché io tiro su, bravo, bravo. Perché io appena schiaccio tiro su, invece devo dondolarmi soltanto, perché se invece tiro su subito lui va verso l'alto e poi non c'ha lo slancio per arrivare di là. Adesso che abbiamo capito, adesso che abbiamo capito, morto immediatamente. Niente, raga, bisogna che fa un po' di pratica ogni tanto, bisogna che faccia un po' di pratica, sennò qualcuno prima o poi mi dice, ah ma cazzo, ma almeno provi prima. Guarda, Batman è stato un gioco che all'epoca ci ho giocato, non so, migliaia di ore mi sa, eccolo qua, migliaia di ore sicuramente. Come cazzo io devo fare? Allora, e niente, mi si buttavo giù un altro. Non gliela fo, mi sto per cazzare. Porca miseria, porca, bisogna pigliarci mano un attimo. Questo in effetti è un bel pezzettino che non lo rigioco, Si vede, si potrebbe anche vedere. Magari dopo 100 orte può darsi che gliela fammo. No! Allora, mi fai fa. Pa, 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 ra, pa, porca della boia, ma pa, 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 ra, pa, la 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 la. Eccoci, 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 gliel'ho fatta, gliel'ho fatta, gliel'ho fatta, gliel'ho fatta.
dopo mezz'ora di incazzature varie, gliel'ho fatta, ragazzi, gliel'abbiamo fatta. Piano piano, purtroppo ragazzi ci abbiacci un po' mano, io siccome sono un po' arrugginito che tanto che non lo gioco non riuscivo a dondolarmi, ma adesso che ho capito siamo a posto, come sempre dico, andiamo avanti, quando al mio ok adesso ho capito, di solito succede sempre il finimondo, però vediamo, dai. Vediamo di andare avanti in questo primo livello alla allo stabilimento chimico. Vediamo di riuscire, insomma, questo che mi tirava una bomba sotto, immediatamente toccheranno alla pia da sopra. Vediamo, questo è un simile labirinto, quindi c'è da capire dove andare, per dove dobbiamo andare, dove dobbiamo andare, come dice il buon Totò, ragazzi. Tolto questo, chi da chi non si passa, a posto, siamo incastrati subito immediatamente nella peggiore delle maniere videoludiche. Quindi qua dobbiamo passare obbligatoriamente da quassù dove c'è sta su babuino. Ah, è andato via, per fortuna se n'è andato, perché quello mi tirava le bombe e quindi poteva essere, insomma, un bel problemino. Ah, qua forse no, non era qua, forse dovevo andare giù, forse qua stiamo tornando indietro, mi sa, No, allora dobbiamo andare giù qui, stando attenti. Ok. Bene, ci siamo riusciti, dai, piano piano, vedi, se ci pigli un attimo mano anche col rampino non è facilissimo, non è intuitivissima la cosa, non è molto intuitiva, però comunque sia, diciamo che alla fine prendendoci un po' mano, ragazzi, poi diventa più semplice. Io chiaramente, come dicevo prima, era diverso tempo, insomma, che non lo giocavo, infatti si è visto subito che toccava a cominciare subito la puntata con grandi, grandissime parolacce, immediatamente. Bella colonna sonora, veramente, l'avevo già detto, ma ve lo ribadisco. Mamma mia, quanto mi sono tirato giù. No, chi c'è moro? Guarda quanto zompavo. Ho saltato dal demonio. Vabbè, no, vabbè, volevo finire questo, ma non è il caso, perché poi dopo, se no, dura troppo, duriamo 60 ore praticamente a fare la medaglia d'oro, ragazzi. Quindi io vi lascerei così non prima di essere andati a vedere insieme, di aver visto insieme, quindi la bellissima pagella che prese il buon Batman. Eccola qua, presentazione 94, non capivo perché è tutta storta, ma adesivo omaggio e simpatiche info prima di ogni quadro, grafica 94%, cattivoni non molto ben definiti nei livelli 1 e 5, ma il resto è perfetto. Infatti ve lo fa vedere anche gli altri livelli, ma non ci sono riuscito. Sonoro 92%, colonne sonore diversi per ogni livello ed effetti ok, assolutamente vero. Appetibilità 96%, molto facile iniziare. Longevità difficile smettere 97%, in effetti quando hai preso mano comunque diventa veramente veramente un bel gioco. Globale 96%, il film dell'anno riceve il gioco che si merita, finalmente ragazzi, un Tienin degno di questo nome. Batman The Movie, presentato, sviluppato da Ocean e pubblicato sempre da loro nel 1989 per Commodore 64, basato sul film omonimo diretto da Tim Burton con Michael Keaton. Chissà se la faremo con Michael Keaton, Jack Nicholson, non mi viene il secondo, Kim Basinger, appunto. Niente, mi sono trecciato proprio sul finire, ragazzi. Film pluripremiato e il gioco appunto viene premiato anch'esso con un bel 96% e la relativa medaglia d'oro. Ragazzi, è stato un piacere anche oggi, scusate per la brutta performance, ma non siamo qua per far vedere che sappiamo giocare, tant'è vero, insomma, che io non lo so fare e non me ne frega. Ci vediamo alla prossima medaglia d'oro di Zap. Ciao!